di questo spazio video per rispondere a una delle domande più frequenti che mi vengono poste durante la visita dei candidati alla rinoplastica e soprattutto che ricevo sia via mail che dai contatti, vari contatti con i social media. La domanda è: ma nella rinoplastica è necessario rompere il naso, fratturare il naso e cose di questo tipo che vengono descritte sempre in modo molto cruento dai pazienti? La rinoplastica di riduzione, cioè quella che normalmente corregge un gibbo, deve per forza terminare con l'avvicinamento delle due ossa nasali, non più completate nella loro unione dal gibbo, per riavvicinarle e creare una continuità del dorso, come in un naso normale, senza spazi, senza soluzioni di continuità, altrimenti avremo la complicanza che è detta open roof, tetto aperto, che ha delle conseguenze sia dal punto di vista estetico che anche dal punto di vista di tipo funzionale. Certamente non si tratta di rompere il naso come viene descritto, come viene domandato, né tantomeno di fratturarlo in un modo completo, cioè di separare completamente le ossa nasali dalla branca montante del mascellare. Come vedete in questo breve video alla mia sinistra, nelle fasi conclusive della rinoplastica, dopo aver modellato la punta nasale e aver definito la nuova linea del profilo del dorso nasale, il disegno che viene effettuato, come vedete nel video, è il disegno di questa linea, appunto detta linea osteotomica, cioè dove verrà fatta una interruzione parcellare e soprattutto discontinua delle ossa nasali. Dopo questo una piccola incisione di eccesso meno di 2 mm e come vedete si impiega un osteotomo la cui estremità perforante è larga meno di 2 mm, in questo caso 1,5 mm, con dei piccoli colpi assestati a questo osteotomo si interrompe in modo incompleto l'osso nasale da una parte e dall'altra e poi manualmente verranno con una lieve pressione avvicinati fra di loro per ripristinare una continuità del dorso come in un naso normale senza gibbo. Vedete che è una manovra poco cruenta e soprattutto non provoca sanguinamento né esterno né interno, visibile ovviamente dalla fuoriuscita di sangue dalla narice, tant'è vero che l'intervento termina senza l'applicazione di tamponi e soprattutto, pur essendo una manovra che sembra cruenta, non è causa di dolore postoperatorio, infatti i pazienti non utilizzano farmaci postoperatori antidolore. Ecco, questa è la manovra delle osteotomie per rispondere a quei pazienti che chiedono se il naso deve essere rotto, fratturato, martellato o si immaginano l'utilizzo di scalpelli molto molto grandi. Questa è la fase finale della conclusione della rinoplastica con le osteotomie.